Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuto a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana che si occupa di condividere e commentare le principali notizie economiche e come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Ragazzi, siamo all'alba di quella che potrebbe essere una nuova, un nuovo commodity super cycle. Non lo sto dicendo solo io, lo sta dicendo, lo ha detto Goldman Sachs, lo ha detto JP Morgan e, e oggi voglio parlare di eh, questo settore, le, di questo asset, le materie prime. Perché che è un asset ragazzi che chi segue le dirette con attenzione e le segue magari già da settembre-ottobre eh, ha dato enormi soddisfazioni proprio a partire da eh, settembre-ottobre a questa parte. Oggi voglio condividere con voi alcune, eh, alcuni eh, diciamo, posizionamenti che ho e che avevo su questo eh, mercato, ma oggi voglio parlarvi di cicli sulle materie prime. Abbiamo parlato di cicli del credito, abbiamo parlato di cicli economici, abbiamo parlato di quadranti economici, abbiamo parlato di cicli finanziari. Ragazzi, vedete come tutto quanto... È vedete appena si entra nel ci si avvicina al mondo finanziario trading, investimenti, al mondo finanziario in generale sembra che tutto quanto si muova in, ehm, in maniera randomica no? eh, a caso e invece piano piano quando cominciamo ad approfondire prima i, i grafici, no? price action vediamo che ci sono strutture e resistenze vediamo che ci sono supporti e resistenze quindi strutture di prezzo dove il prezzo tende a, eh, a ripassare tende a sentire poi abbiamo visto anche, come sempre parlando di price action la media 200 periodi e vediamo come il prezzo sembra attratto da questa media e a volte la usa come supporto, ci rimbalza, a volte come eh, resistenza. Ma eh, partendo dai grafici, ma poi eh, astraendoci, facendo un passo, anzi due passi indietro, direi abbiamo visto come effettivamente eh, le varie. Le, i vari asset tendono a comportarsi e, e a performare in positivo o uh, a invece a non comportarsi bene a seconda del ciclo economico in cui ci troviamo a seconda del quadrante economico che è l'insieme più piccolo del ciclo economico che invece ha una finestra temporale più ampia e oggi credo che sia arrivato il momento di fare un approfondimento abbiamo già parlato di materie prime in passato nelle dirette quindi questo non sarà il primo video vi ho detto le, le varie categorie le differenziazioni eccetera quindi vi consiglio di andare Andare a vedere i video dedicati alle materie prime eh, che, mh, di qualche settimana fa. Oggi voglio parlarvi proprio di super cicli. Che cosa si intende per super cicli? Allora, sono periodi, ragazzi, estesi, quindi già capite bene che, che sono periodi che hanno una finestra temporale molto ampia all'interno della quale i prezzi tendono ad andare molto al di sopra o Molto al di sotto, quindi per super ciclo non si, non si intende necessariamente un super ciclo rialzista, può essere anche un super ciclo ribassista, ovviamente. E, rispetto al loro trend, quindi tendono a, ad accelerare o eh, invece a frenare rispetto alla loro, al loro trend di crescita medio. Sono tendenzialmente più lunghi dei cosiddetti business cycles, cioè dei. Cicli e de, delle aziende, dei cicli eh, del credito, se volete, se volete eh, trovare un'associazione. Ma soprattutto una cosa importante, questa è, è valida per le materie prime in generale, mh, non necessariamente parlando di supercicli, e cioè questo è un asset estremamente volatile. Le materie prime sono estremamente volatili. Ecco perché, come consiglio anche agli studenti del mio corso, prima di cominciare ad andare a lavorare sui future delle materie prime, è meglio farsi un po' di palestra, è meglio esercitarsi da qualche altra parte, per esempio, con lo spread trading, ma lo spread trading sappiamo che nell'ultimo anno non, non ha dato enormi eh, eh, ha dato filo da torcere a chi purtroppo aveva solo quell'arma, solo usava solo quello strumento, perché le stagionalità sono completamente saltate ed è per questo che infatti nella mia trading room con gli studenti sono ormai mesi che non pubblico più nessuna opportunità di spread trading perché tutte le opportunità invece le ho traslate di Direttamente sulle materie prime. Perché? perché ragazzi è da settembre che lo dico siamo, viviamo un momento di pressione inflazionistica sulle materie prime, il petrolio è stato diciamo, eh, non è stato il primo perché il rame è arrivato prima del petrolio, ma poi il petrolio quando sale ed è salito, avete visto quanto dai 30 dollari è passato ai 60 dollari, si trascina dietro un po' tutte quante eh, le altre eh, materie prime, ma adesso ne parleremo non vi preoccupare, fatemi fare eh, alcuni esempi del passato e qui voglio condividervi anche questo Grafico che vedete adesso, qua, no? riguardo appunto ai supercicli. Um, vi faccio degli esempi nel passato, per così ve li potete andare a studiare, ragazzi. Il passato, come vi dico sempre, è importante, è importante perché ci fa capire come. Dei determinati asset si sono comportati in eh, situazioni, scenari economici che possono essere diverse da quelle di, di, di adesso, no? E vi faccio tre esempi, guardate tre esempi anche geograficamente diversi. Il primo esempio è negli Stati Uniti. La grande eh, necessità di eh, rivoluzione, chiamiamola così, ma meglio chiamarla la, la grande industrializzazione eh, ai, della, al, sul, nel XIX secolo degli Stati Uniti, quindi inizio 1900, ha portato, per esempio, ad un primo super ciclo delle commodity e ovviamente in questo caso al rialzo eh, un altro esempio 1950 c'è stato un altro super ciclo dal punto di vista dell e del, del, delle commodity delle materie prime perché siamo, eh, avevamo finito la seconda guerra mondiale era terminata la seconda guerra mondiale e in Europa e in Giappone c'è stata una eh, grande espansione e ricostruzione che ha necessariamente ehm, eh, dovuto utilizzare le materie prime terzo esempio ve lo faccio geograficamente Ancora più diverso, eh, i BRIC countries e quindi il Brasile, la Russia, l'India e la Cina sono questi i BRIC, sono a, appunto definiti con questa sigla, sigla che negli anni 2000, soprattutto la Cina, ha avuto questa enorme espansione eh, economica che ha portato ad una grande domanda, quindi richiesta, necessità di materie prime. Queste sono tutte quante. Eh, diciamo eh, situazioni in cui ci sono stati dei super cicli ora perché questi super cicli avvengono è la domanda che ovviamente eh, ci facciamo la prima domanda Diciamo che una mh, prima risposta eh, può essere sicuramente quella che, che già vi ho dato adesso portandovi questi cinque esempi, e cioè la richiesta, l'aumento della domanda inaspettata, tra, tra parentesi, ma nemmeno tanto tra parentesi, perché è proprio quando aumenta la domanda e la domanda coglie di sorpresa la produzione. Ragazzi, le materie prime sono un asset molto diverso dalle, ob, dal mondo obbligazionario e dal mondo delle equities e ovviamente dal mondo del forex, no? che sono gli altri tre grandi asset, gli asset finanziari sono quattro, li possiamo riassumere in questi quattro insieme. Le materie prime sono piuttosto uniche e, ehm, e, e quindi è importante capire ancora di più la cosiddetta, l'equilibrio tra supply e demand, in italiano l'equilibrio tra offerta e domanda, finché non avete chiare questi concetti e, e come andare a cercare che cosa vuol dire ehm, quando si, ci si sbilancia questo quest equilibrio non c'è più, ci si sbilancia verso la domanda o ci si sbilancia verso l'offerta. Come questo si ehm, applica poi eh, sui, sui prezzi, tendenzialmente i prezzi tendono a salire, è ovvio questo. Sicuramente uno dei principali motivi dell'inizio dei supercicli è proprio un aumento della domanda. Considerate che in alcuni paesi è stato stimato che ehm, un aumento del prodotto interno lordo, del GDP, quindi in, in una fase di espansione economica in cui il GDP aumenta dell'1%, abbiamo un aumento del, sulle materie prime in generale, ma così eh, classificato, di, di circa il 14% eh, di punti sul petrolio, di circa il 9% di punti sui metalli e del 7% sul, nel settore agricolo delle materie prime. Basta l'1% di aumento sul prodotto interno lordo per far aumentare eh, i, 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 le percentuali delle materie prime in questo modo. Capite bene quindi quanto è importante? Ecco perché ragazzi, come vi dico sempre, bisogna avere una fotografia macro di quello che succede. Per quanto mi riguarda, e, e questo vi dico, il 2020 per me è stato l'anno che più ha premiato... La mia conoscenza in ambito eh, macro e macroeconomico perché mi ha permesso innanzitutto perché si è verificato qualcosa di par estremamente particolare. Abbiamo avuto questa pandemia che ha creato questa enorme frattura tra supply e demand. Quindi la produzione si è dovuta interrompere. Si è dovuta interrompere la produzione perché non si poteva andare in fabbrica eh, per, per via della pandemia, e, e questo ha portato ad uno shock dal punto di vista della, eh, del di alcune materie prime dal punto di vista della domanda. Guardate che cosa è successo il petro sul petrolio. Ve lo ricordate quando eh, a maggio mi sembra il future di maggio è andato in territorio negativo, cioè ti pagavano per prendere il petrolio perché c'erano queste enormi petroliere che non scaricavano perché non c'era domanda. Queste petroliere che rima rimanevano assolutamente fuori dalle coste, piene di petrolio che nessuno voleva. La situazione adesso è cambiata particolarmente, ma quello che vi volevo dire è che um, riuscendo ad unire tutti questi pezzi riguardanti la narrativa di quello che, ci, che succede nel nostro paese e nei paesi in cui siamo interessati, perché poi ogni paese è, è, ha una storia diversa, eh. non è che l'America sta nello stesso quadrante economico della Cina o la Cina sta nello stesso quadrante economico dell'India, no, eh, ognuna può vivere un momento economico diverso e quindi bisogna saperlo identificare e bisogna saperlo sfruttare, vi stavo dicendo che mai, il, 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 che mai come nessun altro Anni, il 2020 è quello che mi ha permesso più di fare leva su queste conoscenze. Adesso piano piano ve lo faccio vedere eh, perché, come al solito, poi voglio andare sul pratico. Non è che voglio solo riempirmi la bocca di grandi eh, parole, ma di nuovo un esortarvi ad approfondire ad approfondire e approfondire e avere la conoscenza di quello che vi dico vi permette anche di capire perché sta succedendo qualcosa perché a volte siamo eh, una delle principali eh, emozioni che ci sovrasta che può essere la paura di quello che sta succedendo perché sta succedendo questo perché sta crollando il petrolio perché si sta alzando il rame perché il corn il mais è arrivato a quei valori e questo genera paura se non sappiamo spiegarci questi fenomeni, ma nel momento in cui sappiamo esattamente quello che succede, non solo sappiamo meglio come posizionarci, sappiamo sfruttare un vantaggio statistico nel posizionamento, ma la nostra, il nostro livello di ansia, di paura, di emozione scende. Scende, ragazzi, perché è da settembre ottobre che vi dico: ragazzi, un occhio sulle materie prime, ragazzi, attenzione alle materie prime, guardate gli agricoli che cosa stanno facendo. Ragazzi, attenzione al rame, perché il rame viene, viene utilizzato nell'industria nell e nelle costruzioni. Quindi attenzione ai paesi che fanno grande uso dei, eh, del, del rame e guardate il prodotto interno loro. Guardate, parla al plurale, ma in realtà. E queste cose le abbiamo, le, vediamo, le abbiamo viste, vissute insieme giorno dopo giorno, vi faccio vedere, la Cina è uno dei più grandi importatori di rame, guardate la domanda che c'è dalla Cina, nel frattempo che facevano le materie prime? Andavano avanti, si alzavano, si alzavano e si alzavano. Imperfetta e non succede sempre, ma nel 2020-2021 è successo ed ecco perché poi il 2020 è stato il mio anno migliore dal punto di vista delle performance degli ultimi 15 anni. Ragazzi, ho fatto il 220%, forse anche qualcosa di più. Ve lo ricorderete il webinar che ho fatto in cui vi ho mostrato le mie performance semplicemente perché ho saputo posizionarmi. In base a quello che stava succedendo dal punto di vista economico. Ma torniamo a, a noi. E, e, quando si pensa alle materie prime, vi ho parlato poco fa di, eh, del motivo principale per cui avviene, inizia un superciclo. Eh, dovete, però, considerare anche i tempi della produzione di una materia prima, che tra l'altro può variare di molto a seconda della materia prima di cui stiamo parlando. E anche questo adesso ve lo devo necessariamente dire. Ma pensate che ci sono um, eh, Ecco perché è un mercato assolutamente diverso. Se in, in maniera inaspettata, in inaspettata c'è un aumento della domanda, ed è questo il primo passo a, ad un boom sul prezzo delle, eh, delle materie prime, e, e viene colta inaspettata la produzione, la produzione per potersi mettere, per poter diciamo, rispondere alla domanda che c'è. Eh, non è che lo può fare dal giorno alla notte e non lo ha potuto fare dal giorno alla notte, soprattutto in, nel 2020, quando c'è stata la pandemia e quando si è dovuta interrompere la produzione. Vedo già qui una domanda, no? Mi chiede Federico Marco: Ma se c'era la crisi, la domanda non doveva diminuire, ovvero il lockdown. Ma eh, Federico, fammi, fammi capire una cosa: secondo te la, il grano, il, il mais, eh, lo zucchero, il, ehm, ehm, il, il life kettle, quindi sulle carni, questo materiale non veniva più. Con, Materiale, queste materie prime non venivano più consumate? No, la domanda c'era perché le persone devono mangiare lo stesso. Il problema è che si era fermata la produzione, si era fermata la produzione non solo, c'era anche un secondo fenomeno. Ve lo ricorderete: il secondo fenomeno era quello che, che è venuto a partire da novembre del 2020, è che la Cina, che è stato il primo paese che si è ripreso più velocemente, intendo dalla. Eh, dalla um, eh, pandemia e eh, il lockdown eh, ha cominciato a voler esportare ed importare molto prima dei paesi e ha cominciato a pagare di più le navi per farle tornare il prima possibile e caricarle dei loro prodotti da esportare e dei prodotti che gli servivano di importare quindi Federico non tutti i paesi quante volte vi ho, vi ho usato questa parola ricordatevela ci sarà una ripresa asimmetrica vi ricordate quante volte ho detto soprattutto l'anno scorso ho usato questa espressione che vuol dire ci saranno paesi ci saranno settori ci saranno industrie ci saranno materie prime che tenderanno a riprendersi prima di altre e quindi in Italia sì stiamo ancora con i lockdown in Cina è ripartito tutto ma da mesi e la Cina ha, ha cominciato a pagare di più per i trasporti poi che è successo che il petrolio si è alzato il prezzo del petrolio si è alzato e i trasporti Costano ancora di più trasportare i beni e le materie prime ha un costo maggiore. E secondo voi questo costo maggiore poi a chi lo faranno pagare? Lo faranno pagare a noi consumatori perché le aziende per farsi arrivare il materiale, le materie prime da lavorare per produrre i loro beni e o, i loro prodotti dovranno spendere di più e noi spenderemo di più ed ecco che ed ecco quell'inflazione che stiamo misurando di mese in mese. Capite come il cerchio si è chiuso in maniera quasi perfetta, eh, ed è brutto usare la parola perfetta perché quello che è successo è stata una pandemia. Ma da, dal punto di vista, pensate alla teoria. Quest'anno è stato veramente ehm, chi, conosce, chi sapeva la teoria, chi sapeva individuare ciclo economico, quadrante economico e mercato finanziario, finanziario ha praticamente solo dovuto unire queste due conoscenze. E il mercato si è comportato esattamente come se lo avessimo letto su un libro e lo avete visto qua nelle dirette che abbiamo portato avanti. Ok, quindi eh, dicevo che quando viene colta di sorpresa la produzione rispetto ad una domanda che si alza, per la, per la um, supply, cioè per la produzione, ci vuole tempo. Quindi è lenta la produzione a rispondere a, uh, ad una domanda che si alza, soprattutto per alcune materie prime. Quindi le più semplici, quelle più veloci, più dinamiche sono gli agricoli. Okay? Eh, le materie prime nel settore de eh, dell'agricoltura, quelle sono un po' più veloci a rispondere, ma per esempio le materie prime tipo i metalli, i minerali, il petrolio, quelle sono le più lente perché richiedono costi enormi per eh, trovare nuove miniere, per eh, far ripartire tutto l'impianto, richiedono eh, il carbone e petrolio per far funzionare l'estrazione, per esempio, e quindi il processo è molto più dispendioso dal punto di vista economico e molto più lento, quindi c'è sempre, um, sempre un gap tra uh, la, la domanda che si alza e la produzione che gli deve andare dietro, okay? Quindi abbiamo capito, eh, o meglio, vi ho detto quello che è, eh, cosa può eh, fare iniziare un super ciclo detto, parlato dei supercicli e di nuovo vi faccio vedere questo grafico, ve lo potrei vedere mentre sto parlando che vi fa vedere praticamente dall'inizio del 1900 fino al eh, 2000, credo 18-2020, quelli che sono stati i cicli per le varie materie prime. Quindi vedete in giallo il petrolio, vedete in azzurro i eh, metalli di base, vedete il bestiame, il livestock in marroncino e vedete in verde i prodotti agricoli, ok? Quindi da qui potete vedere come si sono. Vedete che vi ve l'ho detto prima, no? Non è che tutte le materie prime si muovono in, eh, nello stesso ciclo. No, assolutamente. Ci sono materie prime che hanno accentuato o hanno eh, verso l'alto o verso il basso il loro ciclo rispetto alle, eh, rispetto alle altre. Ma parliamo adesso di fasi. Che attraversano le materie prime, perché anche le materie prime attraversano del, dei fa, delle fasi che sono più piccole dei supercicli. I supercicli sono, ve l'ho detto prima, no? periodi estesi nel tempo nei quali i prezzi sono andati molto al di sopra, molto al di sotto dei, eh, del loro trend. E I cicli invece sono qualcosa di più contenuto dal punto di vista del, ehm, de, de, de del loro sviluppo. No? E eh, ho riassunto le, eh, le fasi in cinque fasi per le materie prime. E guardate bene. Questa non è una cosa che ho studiato sui libri o ho letto, è semplicemente una, un mio riassunto di quello che ho, ho studiato. Quindi, magari i cicli, le fasi sono, sono sei, magari sono sette. Io le ho riassunte in cinque fasi per farvi capire come si muove l'andamento di una uh, materia prima. Um, allora, prima fase. La prima fase, ragazzi, è quella dell'aumento della domanda. L'abbiamo detto prima, quando avviene l'aumento della domanda avviene su, in, in un momento di espansione economica, il che non vuol dire sempre solo prodotto interno lordo che cresce, e, e, ma potrebbe essere anche un'innovazione. Eh, un Immaginate adesso quello che sta succedendo dal punto di vista del, eh, dei, dei veicoli elettrici. I veicoli elettrici richiedono delle materie prime molto precise, metalli e minerali. Molto precisi. E se davvero questo settore si espanderà come si prevede, beh, allora serviranno un grandissimo, ne ho già parlato di questo: un grandissimo quantitativo di queste materie prime. Ecco perché nel mio portafoglio che sto creando per i corsi, gli studenti del corso azionario, mi sto esponendo sulle aziende, sulle cosiddette commodity-based stocks, cioè sulle aziende che producono. E estraggono e lavorano materie prime, metalli e minerali che servono a settori che sono in forte espansione, ok? Quindi innovazione, appunto, um, nuovi, usi, nuovi usi, industriali. Anche questo è un altro uh, modo di, di, che fa aumentare la domanda, ok? E questa appunto, è appunto la prima fase. Domanda che aumenta. Se la domanda aumenta, che cosa succede? È che l'equilibrio non è più in equilibrio perché la domanda si è alzata, la produzione è rimasta quella che era prima. Che succede secondo voi? Si alzano i prezzi? Ogni volta che c'è uno sbilanciamento, i prezzi delle materie prime si alzano. Quindi i prezzi si alzano e i produttori, le aziende che producono materie prime. Cominciano a capire che le proiezioni di doman della domanda erano errate perché ragazzi ogni periodo escono fuori delle proiezioni di quello che saranno e lo fanno istituti di ricerca che lo fanno di mestiere, eh? e però eh, nessuno è riuscito a prevedere, a prevedere quello che era successo nel 2020, è piuttosto logico, no? E quindi i produttori eh, dicono, cavolo, dobbiamo produrre più materie prime perché cresce la domanda. Cresce la domanda e i produttori... Cominciano a far, eh, dal punto di vista delle revenue, le revenue cominciano ad alzarsi, no? Perché? Perché c'è tanta domanda, loro vendono, lavorano, estraggono quella materia prima e ovviamente le revenue va vanno verso l'alto e devono investire per aumentare la produzione, ok? Aumenta quindi la, la, la produzione, aumentano i prezzi, ragazzi che cosa aumenta? Pressione inflazionistica, aumenta l'inflazione, che è quello che sta succedendo da novembre a questa parte lo stiamo proprio vivendo giorno dopo giorno sulle nostre eh, vite quotidiane e se seguite il canale lo sapete benissimo quindi il secondo eh, la seconda fase del, del, delle materie prime è quella dell'aumento eh, dei prezzi aumento della produzione la terza fase è una fase in cui la domanda comincia ad abbassarsi un po perché la domanda si abbassa mi ha detto che con marco nella prima Um, nella, prima, il, um, nella prima fase la domanda si alzava, nella terza fase già si abbassa. Si abbassa per un motivo molto preciso, ragazzi: perché i prezzi cominciano a diventare troppo alti. Quando i prezzi sono troppo alti, l'industria cerca di trovare, cerca di sostituirli, cerca di trovare dei sostituti, delle alternative per non pagare così tanto e per poi per non dover questo prezzo che si alza doverlo ribaltare sull'utente finale o sulle altre aziende che eh, lavorano i loro prodotti, no? E quindi eh, in questo momento, in questa fase, è la fase in cui la domanda e l'offerta si cominciano a riequilibrare. Quindi eravamo partiti da do una domanda che si alzava, la produzione si alzava per rispettare la eh, domanda che c'era. La domanda si abbassa per via dei prezzi che si sono alzati troppo, si abbassa un pochino anche la produzione, si trova un equilibrio, equilibrio anche sui prezzi. Quindi i prezzi tendono in questa fase a, a lateralizzare, sicuramente a non avere un forte trend. Vi, vi dico di nuovo, ogni materia prima attraversa fasi diverse. Non è che se il rame si trova in una fase, anche l'argento si trova nella stessa fase. No, ecco perché il nostro lavoro da credere da investitori è proprio quella di dover andare a um, individuare queste fasi. Siamo alla fase numero 3, Fla fase numero 4. Che succede? Che nel frattempo le aziende si erano equipaggiate e avevano fatto investimenti per aumentare la produzione. La domanda però avevamo detto che era scesa, no? Nella fase 3. Quindi la produzione ha superato la domanda. C si crea di nuovo un disequilibrio e in questo caso i prezzi scendono. Ragazzi, quando c'è più produzione rispetto offerta, rispetto alla domanda, in circolo ci sono più materie prime di quelle che necessariamente servono, che succede? Il prezzo scende, no? Se c'è poca richiesta per un bene, il prezzo di quel bene deve scendere affinché sia acquistato. E quindi i prezzi scendono. Quarta fase. Quinta fase, quindi ultima fase di, questo, di questi cicli di, che, di cui vi sto parlando, è quella in cui le aziende cominciano ad avere problemi. Problemi di che tipo? Per alzare la produzione, quando si era alzata nella prima fase la domanda, che cosa è successo? È successo um, eh, che... Per produrre di più hanno investito, hanno investito e. Adesso si, si rendono conto che quel livello di produzione non rispecchia più la domanda. Quindi devono abbassare la, um, la produzione. Quindi abbassano la produzione. Abbassare la produzione, ragazzi, per queste aziende vuol dire non solo licenziare, perché queste aziende hanno fatto investimenti in macchinari, in aree geografiche, in, a, a, hanno acquistato e messo in stoccaggio il petrolio, il gas naturale, il carbone, tutte quante materie prime che gli servono per, per esempio, l'estrazione. E se le ritrovano sul groppone quindi devono abbassare la produzione ed ecco che nella quinta fase esattamente come nella terza si ricrea un equilibrio tra domanda offerta ovvero tra i prezzi bene ragazzi questi sono i cinque cicli che tendono a ripetersi nel settore delle materie prime e si ripetono anche all'interno di un super ciclo Ora, se siamo davvero all'alba, come ha detto Goldman Sachs, c'è cioè un articolo, lo trovate su internet, se siamo veramente all'alba di, eh, di un super ciclo, lo, lo staremo a vedere, perché è qualcosa che si protrarrà, di certo, ragazzi, eh, torniamo un secondo sui eh, grafici, adesso vi faccio vedere i grafici di alcuni indici che potete tenere sott'occhio per capire come sta andando il mondo delle materie prime, quindi aggregatori di più materie prime, piuttosto che seguire la singola materia prima, ma quello che volevo dirvi è che per noi per noi trader ed investitori è fantastico riuscire ad individuare, ad intercettare e a capire questi uh, fattori e lo sapete perché? Perché ci permettono di a diminuire il rischio nelle nostre operazioni, ma andare a cavalcare i trend che iniziano. Ragazzi, nell'ultimo periodo, guardate ve lo voglio far vedere: lo sapete che eh, raramente tendo a far vedere quelle che sono le mie operazioni, che cosa ho aperto, che cosa ho chiuso, ma credo che. Eh, questo mi permetta di farvi capire veramente il vantaggio statistico e quindi il vantaggio dal punto di vista del profit and loss, dei profitti, delle nostre performance a fine anno se riusciamo a leggere, a capire e poi a sfruttare queste cose. Guardate, vi faccio vedere le. queste sono. aspettate, queste sono. Ehm, Anzi no, partiamo dalle chiuse. Queste sono le due operazioni che ho chiuso, ZC e ZL. Non ho chiuso tutte le operazioni perché ero esposto su più contratti, ho chiuso un contratto. Ho chiuso un contratto sul corn e ho chiuso un contratto sulla soia. Ragazzi, questi erano contratti che avevo aperto parecchi mesi fa, tra l'altro iniziando delle operazioni di spread trading, dove poi avevo chiuso la gamba in vendita perché era in, in perdita e ho lasciato cavalcare e aggiunto le posizioni della gamba in acquisto. E quindi... Um, vedete che qui vedete il Z, ZC, il Corn. Guardate qui, ho chiuso un contratto per un profitto di 7.916 euro. Ho chiuso ZL un contratto per 11.777 dollari. Ovviamente sui future, se ve lo permette, il capitale, i profitti che si fanno sono profitti importanti. È ovvio perché i future delle materie prime sono diciamo pesanti e richiedono anche un, un capitale che non è proprio piccolo e vi faccio vedere le operazioni aperte. Ragazzi, mi raccomando, queste operazioni aperte ve le faccio vedere non per copiare. Questi non sono consigli finanziari, fatemi ingrandire qua lo schermo. Nessuno di voi copi quello che vede qui, a parte che queste sono posizioni che io ho aperto e ho aggiunto nei mesi precedenti, quindi non sono operazioni aperte eh, adesso, ma dovete avere delle strategie. Io non è che perché quando mi creo la visione macro eh, e quindi comincio a capire dal punto di vista di visione macro dove ci troviamo come ciclo economico, dove ci troviamo come quadrante economico, quali sono gli asset che ne possono beneficiare materie prime possono beneficiarne? E cosa influenza il prezzo delle materie prime? Per esempio, questa è la prima domanda che, a cui devo rispondere. Ci siamo detti prima: aumento della domanda, espansione economica, aumento del prodotto interno lordo, ma non solo. Anche vi dico altri fattori, anche l'income. Disoccupazione bassa e income dei salari che aumentano perché? Perché se le persone hanno più soldi da spendere cambiano anche le abitudini di spesa. Per esempio, vi dico una cosa molto banale, ma che uh, magari non ci avete pensato, che per me invece spesso mi, 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 mi dice e mi dà una guida su dove andare a, a creare le mie posizioni. Il, um, uh, le, le, le persone tendono a consumare, a spendere più cibi eh, pro, basati su proteine quando la disoccupazione è bassa e quando eh, eh, c'è occupazione e i salari sono alti. Perché le proteine costano di più, pesce, eh, pesce e carne, e quindi se siamo in ristrettezze economiche, c'è una contrazione della domanda su, quelle, su quei tipi di, um, eh, di cibi che si traduce per me in due. Um, eh, come posso tradurla io dal punto di vista di un trader? Andare ad investire. E quando l'incam è alto, la disoccupazione è bassa e, e quindi vedo un aumento della domanda su cibi basati su proteine, io poi sono vegetariano. Comunque life cattle e crop. Il crop viene utilizzato per dar da mangiare agli animali che devono la cui domanda deve assolutamente alzarsi. Ok, e questo è un altro esempio, un altro uh, parametro: gli aspetti meteorologici, ragazzi il troppo caldo. Troppo freddo, eh, le gelate improvvise, gli uragani, i terremoti, i parassiti possono influire sulla produzione, soprattutto nel settore agricolo, ma non solo, perché se c'è un terremoto, se c'è un uragano, è successo, nel, eh, è successo recentemente nel Golfo del Messico, ve lo ricorderete, l'abbiamo commentato. Questi eventi fanno interrompere la produzione anche di pet petrolio. Se ci sono delle gelate in prossimità del raccolto di una materia prima, quel raccolto è compromesso e quindi l'offerta sarà inferiore. Se l'offerta è inferiore rispetto alla domanda, che succede? L'abbiamo detto prima, il prezzo sale. Quindi, capite, queste cose dobbiamo stare attenti. Il dollaro americano, questo è, è stato un altro input che, per me ha, che mi ha fatto dire, Marco... Puoi permetterti di andare di alzare il tuo profilo di rischio? No, scusate, non di alzare, di andare nella parte più alta del mio profilo di rischio sulle materie prime, perché? Perché il dollaro è debole. Non voglio entrare nelle motivazioni che mi hanno portato a capire e sono mesi. Sono mesi che vi dicono: ah, il dollaro è verde, il dollaro, il dollaro è verde, il dollaro è, è ribassista, una visione ribassista sul dollaro, potremmo essere entrati in un nuovo ciclo lungo ciclo ribassista del dollaro. Il dollaro viene usato eh, per lo scambio delle materie prime come valuta. Se si indebolisce il dollaro è inevitabile. Che le materie prime vanno in alto, ragazzi. Inevitabile. E questo era un altro aspetto. Um, I tassi di interesse. I tassi di interesse, sapete ormai se seguite il canale lo sapete, influiscono, impattano sull'accesso al credito e la possibilità delle aziende di fare investimenti. La speculazione, la speculazione, quindi il commitment of trader, andare a vedere quali sono le posizioni degli speculativi e dei commercial sulle materie prime. Anche quello è un altro aspetto. Unendo tutte queste cose riesco a. A, a capire meglio come posizionarmi e come posizionarmi mi permette di far questo. Guardate, queste sono le, le posizioni che ho ancora aperte, ok? Le posizioni che ho ancora aperte le vedete qua, um, eh, cacao, e poi abbiamo petrolio, abbiamo um, eh, linox, eh, corn, eh, eh, soia e eh, rame. Vedete? Qui eh, ho chiuso dei contratti, come avete visto prima, sul, sul corno e sulla soia, ho chiuso recentemente anche un contratto sul, eh, sull'HE, sull'inox, e questo, questi sono i profitti che sto facendo. Profitto totale 46.448 dollari. L'unica operazione che ancora è in perdita, ancora, ma non demordo assolutamente, è questa sul cacao che sta perdendo 1118 dollari con due contratti. Qui ho tre, ho tre contratti sul petrolio e questo è il, eh, è il profitto. E, e questo, ragazzi, di nuovo, eh, ho potuto fare. Um, tipi di questi tipi di profitti negli ultimi mesi e vi assicuro che questa sarà a fine anno peserà tantissimo questa operatività. Infatti, nel mio uh, bre nel, nel breve termine, nel mio portafoglio di breve termine, quello più speculativo, eh, parliamo di una, per di una uh, percentuale alta rispetto al capitale. A fine anno, e poi magari quest'anno anche, come ho fatto in tutti gli altri precedenti anni, vi farò vedere quello che, come avrò chiuso l'anno. Peserà tantissimo, ricordatevi questa operatività sulle materie prime. Peserà tantissimo su tutto quanto il, 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 um, il, la performance di fine anno. E quest'anno l'ho potuta sfruttare. Il, vedete, eh, il trader e l'investitore alla fine, sia quello speculativo che quello di lungo termine, è un cacciatore di opportunità. Le opportunità, tanto più le sappiamo individuare e leggere, e tanto più ci porteranno profitto. Le opportunità si creano non in base esclusivamente all'andamento della price action, ma si creano anche in base a quello che, ci, che succede nel mondo intorno a noi. Di nuovo, ecco perché è importante saper leggere quello che ci succede intorno per poter essere più veloci nel reagire, più veloci nel posizionarci ed esporci eh, a, a, rispetto al nostro money management, al nostro profilo di, eh, di rischio. E ed essere anche più tranquilli. Solo benefici, ragazzi. Quindi mi raccomando, tenete in considerazione questi eh, aspetti. Bene, ragazzi, direi che eh, diciamo, la, la parte di oggi dedicata al super ciclo delle materie prime, alle cinque fasi del, dei, 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 dei cicli dei più brevi di, delle materie prime. Oggi l'abbiamo analizzato. Spero vi, vi sia. Um, vi sia stato chiaro mettetemi un like per farmelo capire quindi like se è stato utile questo video e vi è stato soprattutto chiaro e ehm, continueremo a parlare di materie prime non vi aspettate che, finiamo, che, finia, che finisce qui anzi ce ne sarà da parlare secondo me per tutto quanto il 2021 guardate l'inflazione quanto sta salendo non mi sconvolgerei vedere un petrolio ad un certo punto non vi so dire quando e non vi so dire come Arriva, come ci arriverà, ma non mi sconvolgerei se lo vedessi arrivare a 100 dollari. Non mi sconvolgerei per niente per come si stanno mettendo le cose, per quello che leggo sul, um, sulla parte macro di macroeconomia. Staremo a vedere e tra l'altro anche il rame lo potremo vedere veramente ai suoi massimi storici a 10.000 punti. Vediamo 10.000 dollari, vediamo se ci torna anche, anche quello. Allora. Um... Direi di andiamo a vedere prima di fare la nostra passeggiata. Andiamo a vedere un po' alcune notizie che sono uscite. Eh, è uscito l'interscambio commerciale, il trade balance in Italia, quindi sul sito dell'Istat, ragazzi. E quello che vedo è che c'è un aumento congiunturale per entrambi i flussi, cioè importazioni ed esportazioni. Il trade balance è, è proprio quello: è il bilancio tra l'import e l'export. Le importazioni sono aumentate del 6,8% e le esportazioni del 2,5%, quindi dato sicuramente Positivo. è uscito anche oggi, sempre pubblicato sul sito dell'Istat, la fiducia dei consumatori. Sapete che per me è importante, a livello di paese, eh, andare a vedere, a, a misurare la, la confidenza, la fiducia da parte dei consumatori, perché più c'è fiducia più spenderanno e faranno girare l'economia, e delle attività. Quindi, Um, e, perciò fiducia dei consumatori e delle imprese, eccola qui: vediamo che è incrementato l'indice dei consumatori che è passato da 100,9 a 102,3 e il, il clima di fiducia delle imprese che è passato da 94 a 97. Quindi direi dati sicuramente positivi, aspettative positive per eh, l'Italia. Um, questo è un sono aspettative queste ragazzi. È una, è una misura attraverso un questionario che viene fatto alle imprese e ai consumatori. E allora il, eh, il dato che è uscito ieri pomeriggio, ma non avevo fatto in tempo a commentarlo perché è uscito. Mi sembra verso le 14:30, quindi alla fine della nostra diretta. I durable goods, quindi i beni durevoli, sapete ormai, ho fatto parecchi video su questo, ragazzi. Andateveli a rivedere sul mio canale. E um, e il, i dura goods sono quindi importanti soprattutto quando c'è una contrazione vediamo qui che cosa notiamo che c'è stato un aumento a marzo del 2021 dello 0,1% dopo il rallentamento se ve lo ricordate e dopo il rallentamento di febbraio 2021 lo vedete da questo grafico vedete a febbraio eravamo scesi in territorio negativo siamo tornati in territorio positivo a Uh, marzo, eh, sì, a marzo, ragazzi perché i beni durevoli sono importanti da misurare? Perché i beni durevoli per, per, per loro natura sono tutti quei beni che durano nel tempo, eh, l'auto, la casa eccetera e quindi sono spese che un consumatore se non ha fiducia nelle, nella, nel, nelle aspettative sia economiche che del suo salario, di disoccupazione, non fa, rimanda perché non è che la, la macchina ce la dobbiamo comprare se, 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 vediamo, se la vediamo male e non abbiamo fiducia nell'economia, magari a casa non ce la compriamo, la rimandiamo, l'acquisto di una nuova macchina la rimandiamo, l'acquisto di un telefonino lo rimandiamo, se invece questi acquisti vengono fatti vuol dire che c'è effettivamente una fiducia che si sta alzando, ecco perché sono importanti i beni durevoli. Bene ragazzi, direi di andare a vedere, um, andare a vedere il... Um, e Raffaella dice, e penso riferita, non so se al petrolio o alle materie prime, però c'è da dire che, come dice il corvo, non può piovere per sempre, non può crescere per sempre. Raffaella, certo che non può crescere per sempre, ma questo non vuol dire che non dobbiamo sfruttare un trend che, che abbiamo individuato dal punto di vista economico macro e dal punto di vista poi della price action. Sarebbe molto stupido. Molto veramente limitante dal punto di vista delle nostre performance se cominciassimo a dire: Ah no, adesso il petrolio scende. Io mi ricordo quando il petrolio stava a 40 dollari no? e, e la gente diceva: No, adesso il petrolio ricrolla e torna a far visita ai 20 dollari, ai 30 dollari. E intanto il petrolio saliva ed è arrivato a 50 e tutti dicevano: No, adesso scende il petrolio. Intanto è arrivato a 60. Ragazzi, non mettetevi contro. La, 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 gli aspetti macro non mettetevi contro i quadranti economici e non mettetevi contro il, la price action alla fine i dati economici sono dati hanno ragione per definizione sono dati non interpretazioni i grafici sono l'ultima rappresentazione visuale di quello che stanno facendo investitori specu speculatori e commercianti quindi queste due cose sono le uniche due verità assolute perché basate su dati reali ragionare come ragioni te, vuol dire bruciarsi tutta la possibilità, sapete quanti stanno, andare a vedere il commitment of trader, andare a vedere il cot, di quanta gente sta provando, speculatori, stanno provando da mesi, da mesi ragazzi, ad andare short sulle materie prime, sul rame, sul petrolio, sulla soia, sul mais, perché? Perché dicono, no adesso dovrebbe, non può andare sempre verso l'alto, non può salire, non può continuare a salire, allora vado short, cioè vai short in una situazione in cui hai il peggior vantaggio statistico. Ragazzi, il peggior vantaggio statistico perché adesso vi mettete contro non solo il trend del grafico che sta andando verso l'alto. Cioè prendete un bambino di tre anni, gli fate vedere il grafico e lui vi capisce da solo, senza essere un analista tecnico, che il trend è rialzista. Quindi state andando contro il grafico, state andando contro aspetti economici. È il peggior vantaggio statistico che potete avere. Sì, Raffaella, ad un certo punto scenderanno. Ma io intanto, quando scendono, avrò i miei bei stop loss che scatteranno, ma scatteranno dopo aver fatto un profitto enorme e ve l'ho fatto vedere. Sarebbe molto cieco, molto cieco. Non sapete, è, il, è proprio... Grazie di questa tua osservazione, perché è proprio l'osservazione peggiore che, deve, eh, ave, che, do, che, che devi avere nella testa. Questa è... è, è Sapete, noi per natura siamo, um, pensiamo al contrario, no? Quando qualcosa crolla, pensiamo, ah, tanto adesso risale, quindi comincio a comprare, no? Quanti dicono, ah, sta scendendo, ci sono gli sconti, compriamo, che bello, gli sconti. Eh, ragazzi, quali sconti? E, e quando sale, eh, no, adesso deve scendere, adesso deve, eh, adesso deve, deve girare il prezzo, non è possibile che vada sempre verso l'alto. E nel frattempo, le materie prime ci hanno fatto delle, ci siamo persi, o dei crolli, la possibilità di andare short e guadagnare o di andare long e guadagnare sul trend. Quindi mi raccomando, non fate questi errori. E fidatevi sempre dei dati, dati macroeconomici e Price action sono le uniche due verità che dobbiamo tenere sempre davanti agli occhi, mai la nostra opinione. Eh, ma ti pare che fanno salire il prezzo del petrolio a 100 dollari? Sarebbe troppo questo? Ma io, non, io penso che questo non succeda, eh. Ma adesso col lockdown la domanda si interrompe, sono sicuro che adesso scenderà. Ragazzi, le nostre, eh, delle nostre opinioni, la mia, la tua, la vostra, la nostra, non gliene frega niente a nessuno, tantomeno ai mercati. Quindi non vi fate fregare dalle vostre opinioni. Bene. Ok, allora eh, andiamo a vedere un po' quello che succede ragazzi sul grafico. Fatemi mettere qui i grafici. Bellissimo Bitcoin, ce l'avevo aperto. Bitcoin è andato, certo che voglio togliermi questa. Bitcoin ieri ha fatto una bellissima um, impennata, ha fatto il 10% secco il 10% secco è, è, è tornato ai 54.000 dollari, in questo momento siamo sopra i 55.000, quindi bellissima discesa che guardate nemmeno è entrata nel mio eh, tri, eh, rettangolo di attenzione, nemmeno è arrivata a toccare questa struttura che mi ero segnata a 44.000, rimbalzato sulla parte alta a 47.000 di questa struttura, bellissimo rimbalzo. Ok, e, um, andiamo a vedere il CSI 300, che abbiamo visto la candela di, di ieri della Cina, è stata una candela ribassista che si era riportata sotto a questa struttura, la candela di oggi fa un più 0,26%, ma ancora non riesce a stabilizzarsi sopra questa struttura. Ok? Um, allora, Luca, grazie per la domanda. A settembre dicevi sul petrolio, ma davvero volete investire su qualcosa come il petrolio con tutto quanto chiuso, spostamenti limitati, chissà quanto ci vorrà. Luca, anche qui sarei un imbecille se la mia idea la tenessi costante nel tempo. Le, la visione di un trader e di un investitore, così come i dati, cambiano di settimana in settimana, di mese in mese. Io a, 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 uh, in, uh, durante l'estate. Avevo una visione per quello che stava succedendo, per i dati che avevo davanti, una visione ribassista sul petrolio. Ma poi le cose sono cambiate. Non è che perché. Ah, Marco, ho visto un tuo. Ogni tanto mi scrivete sui commenti. Ah, Marco, ho visto, eh, ho visto un video, un tuo video di sette mesi fa. Avevi detto che tu eri ribassista, invece adesso sta andando. Ragazzi, le cose cambiano. I dati cambiano. Perché secondo voi sto qua tutti i giorni a dirvi. E a commentare insieme i dati macroeconomici, perché cambiano, le situazioni cambiano. La, la situazione di luglio e agosto sul petrolio e sulla visione della, della domanda per il petrolio è completamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi, da quella che abbiamo vissuto a partire da ottobre. E non c'è niente di cui vergognarsi. Perché invece sarebbe un errore il contrario, Luca. Se noi dicessimo: ah, ok. Adesso eh, i dati ci stanno dicendo che il petrolio andrà verso il basso e poi rimaniamo fermi su quella, ignoriamo tutto quello che ci succede intorno e andiamo dritti per quella, ehm, eh, per quella visione. Saremo dei cretini, lasciami dire, dei cretini. Il, il trader, l'investitore è dinamico, è flessibile, perché sono flessibili i mercati, perché sono flessibili i cicli economici, perché sono flessibili i quadranti economici. Guardate che i quadranti economici possono cambiare di mese in mese. I cicli no, sono un po' più lunghi, di lunga durata i cicli economici, di solito durano 12, 16, 18 mesi, quella è la durata media minima, eh. I quadranti economici possono cambiare di mese in mese, di, di, di trimestre in trimestre. Non vi fossilizzate sulle vostre. Ecco perché dico: non, non avere opinioni. Leggi i dati. Se i dati cambiano, deve cambiare la tua visione. Se rimani ancorato alle vecchie visioni, perdi opportunità. Perdi enormi opportunità. Dai, ragazzi, fatemi. Fatemi andare un attimo avanti, se no oggi non finiamo più. Tra l'altro oggi vorrei finire un po' prima perché oggi lo sapete che qui è festa nazionale, è il Kings Day, il giorno del re, che tra l'altro è una festa pazzesca e oggi c'è un clima estivo, finalmente è arrivata l'estate. Quindi eh, dopo la diretta vado, eh, esco fuori e vado a prendermi una bellissima eh, giornata. Allora, um, ecco per esempio c'è Maurizio che ha l'onestà intellettuale e Maurizio il... Prendere coscienza di un errore vuol dire affrontarlo e superarlo. Quindi grazie per questo documento. Eh, Maurizio dice, Marco ha detto la verità, ma non è che ho non ho detto nessuna verità, ho detto una, una banalità logica. Posso confermarti che mi sono bruciato gli ultimi mille euro per aver fatto un simile ragionamento proprio con il petrolio. Cioè il petrolio non può salire, dovrà scendere. Se è andato contro, purtroppo Maurizio, ma l'importante è imparare, se è andato contro aspetti macroeconomici. Domanda e offerta, e il grafico: vantaggio statistico che avevi? Bassissimo, bassissimo. Quindi l'importante, come dice Mohamed Ali, non è quante volte si cade al tappeto, ma è quante volte ci si rialza. Quindi l'importante è capire gli errori, rialzarsi ed andare avanti. Quindi, Maurizio, mi raccomando, non ti far buttare giù. Allora, um, CSI 300, quindi oggi un po' incerto, andiamo a vedere che fa il Nikkei, fatemi rimettere il grafico, altrimenti me lo guardo da solo il Nikkei. Eh, Nikkei che chiude questa mattina dopo la candela rialzista di ieri, oggi chiude con un meno 0,62%, quindi di nuovo una fase ancora un po' di compressione, dopo la, la lunga fase di compressione che avevamo avuto qui eh, ad aprile. L'Europa oggi, ragazzi, è un po' incerta perché era partito al ribasso e vedete che infatti il, eh, la candela, aspettate che ve la faccio vedere meglio, magari faccio anche un pizzico di zoom la candela era scesa e, però poi ha recuperato, vedete addirittura adesso sta quasi guadagnando lo 0,1% il fusimib, l'importante è che rimanga sopra questa struttura qui a 24.440 circa, il DAX invece è ancora in territorio negativo era partito già in negativo questa mattina ha recuperato un po' ma rimane ancora con un meno 0,40% qui vedete che il DAX adesso sta creando eh, dopo i massimi storici che ha, ha fatto, guardate qui tutte queste sessioni di massimi storici, adesso qui sta creando questo piccolo triangolo di prosecuzione probabilmente rimane la visione rialzista ragazzi guardate come nessuna candela ha chiuso sotto la media a 50 periodi questa è la 50 aspettate che l'altra volta avevo messo sul grafico la 21 no questa infatti è la 21 fatemi mettere la 50 eccola qui no l'ho tolta la 50 aspettate fatemi mettere la 50 e la 200 eccola guardate quanto il prezzo è ancora distante dalla media 200 quindi ancora momento di grande grande forza Pre-market americano, pre americano, come facciamo spesso in questo periodo, andiamo prima di tutto a vedere i, um, il decennale, il rendimento sul decennale de obbligazionario americano, titoli di Stato, vedete che c'è stato questo rimbalzo, guardate come la media 50 periodi la sta usando come supporto, il prezzo non, non vuole chiudere sotto, quindi ieri comunque ha chiuso con un più 0,35%, oggi sta facendo un più 1%, rimaniamo comunque al di sotto dell'1,6%. Um, quindi detto questo, possiamo andare a vedere cosa succede all'SP 500 e guardate un po'... Sì, allora, um, ormai il quadrante economico del... Eh, conosciamo che siamo in un quadrante economico reflazionistico, quindi è l'inizio, non è l'inizio, siamo in una fase di espansione economica e i dati ce lo dicono, inflazione che sale, eh, rendimenti che scendono, dollaro che, che è debole e, i, e le, le equities massimi storici. L'SP 500 sta riandando verso i massimi storici. Forse con la candela di oggi farà un nuovo massimo storici, eh, storico. Che cosa sta facendo il Nasdaq? Secondo voi uguale. Il Nasdaq sta facendo un nuovo massimo storici, storico. Potrebbe proprio con la candela di oggi che sta guadagnando lo 0,17%. Guardate, vi faccio vedere il Dow Jones transportation. Guardate qua. Il Dow Jones Transportation già ieri ha fatto un massimo storico. Lo ha fatto anche il 23 aprile. Vi faccio vedere il. Ehm, il Dow Jones, Industrial. Dow Jones Industrial che sta anche lui vicino ai massimi storici andiamo a vedere il Russell 2000 che è l'indice un pochino più lontano dai massimi storici ma è arrivato un bel segnale che tra l'altro ho anche segnalato come analisi nella trading room per una eh, possibilità di intervento operativo eh, perché ha rotto questo triangolo e si sta anche lui adesso avvicinando ai massimi storici abbiamo i principali indici che stanno andando sui massimi storici ragazzi chi sta anche qua andate a vedere il commitment of trader, andate a vedere come so sono posizionati gli speculatori. Sono short da mesi, ma perché short, ragazzi? Perché andare short quando tutto ci sta dicendo, almeno in questo momento, che vuole continuare ad andare verso l'alto. Ci sarà il momento dello short. Non cerchiamo di prevedere il futuro. Prevedere il futuro non lo sa fare nessuno. Basiamoci su quello che leggiamo. Ok, dollaro americano. Il dollaro americano, insomma, ci ha fatto vedere questo rimbalzo. Dove sembrava, molti qui pensavano: Eh, ecco il nuovo, eh, la, il nuovo impulso long del dollaro, ha finito la, la sua discesa. Quante volte vi ho detto attenzione, ragazzi: questo potrebbe essere solo un ritracciamento di un impulso ribassista più lungo. Guardate, vi, vi metto il settimanale. Ok, guardate qua il settimanale. Ragazzi, il settimanale è ribassista. Questo è un ritracciamento. Siamo al ribasso da per il dollaro da marzo del 2020, guardate qua. Ogni tanto andateli a vedere i time frame più alti, vi danno un respiro diverso, ok? Siamo sempre concentrati sul time frame a un'ora, a cinque minuti. Andiamoci a guardare i time frame alti per capire dove veramente siamo. Euro-dollaro fermo oggi, eh, come era stato in realtà fermo ieri, anzi ieri ha perso lo 0,1% perché si è fermato il dollaro del resto. Andiamo allora che ieri alla fine è riuscito a recuperare l'inizio ribassista che aveva avuto, vedete? Comunque ha fatto un più 0,13%. Eh, e la candela di oggi è, è ferma sul prezzo di ieri, per ora è interessante notare che ha tenuto la struttura a 1.770 dollari, quindi finché tiene questa struttura a 1.770 eh, potremmo vedere il dollaro, eh, sì, il dollaro, scusate, l'oro, ehm, o lateralizzare o magari avvicinarsi ai 1.800 dollari, che ha sentito anche come soglia psicologica. Petrolio, guardate un po', petrolio che continua a salire, ma che novità, eh, c'è stato questo ritracciamento del petrolio Fatemi togliere questa freccia. Vedete qua il petrolio è ritracciato e poi adesso sta cercando di recuperare. Ragazzi, ha ritracciato, si è fermato sulla media 50 periodi. Guardate la distanza tra la media 50 periodi e la media 200 periodi. Vedete quanta forza ancora il prezzo. Vedete come la media 50 sta agendo proprio da supporto al prezzo. Chiudiamo con il rame, visto che oggi abbiamo parlato di materie prime. Boom, massimi rotti per il rame. Ok? E questo, vabbè, questa era un'operazione, ragazzi, per la Trading Room. Ma vedete che il rame ieri ha fatto un candelone dal più 2,42%, e oggi ehm, sta comunque facendo lo 0,57, anche se già era arrivato ai 4,5%, eh, quindi grande, grande forza. Allora ragazzi, eh, 54 minuti, oggi ci siamo dilungati un po' troppo, perdonatemi, non ho tempo per rispondere alle vostre domande, non vi preoccupate, lo faremo domani, domani ci dedicheremo un pochino di più alle vostre domande e quindi state tranquilli, oggi è, è festa qui, è festa nazionale, come vi dicevo prima in Olanda è la festa del re, il Kings Day, purtroppo non si può ed è una festa pazzesca ragazzi, la gente comincia a bere dalla mattina, si ubriacano tutti a ora di pranzo. È uno spettacolo, non so se avete visto il mio video del, di due anni fa. Quest'anno purtroppo non si può festeggiare, quindi non ci sono le barche, altrimenti c'è la parata con le barche sui canali, non c'è, ma sono sicuro che la gente con questa giornata uscirà di casa. Quindi voglio anche andarmi io a godere un po' il pomeriggio, a godermi un po' di sole la giornata di oggi. Noi non vi preoccupate, ci vediamo domani. Grazie mille per l'attenzione. Buon trading a tutti! Ciao!